In Cina i genitori regalano ai propri figli piccoli uno smartwatch e quasi tutti i bambini qui indossano questi orologi intelligenti che possono fare foto e tante altre cose, meno invasivi di uno smartphone e con i quali gli adulti li possono monitorare. Huawei, uno dei più famosi brand cinesi della tecnologia, sta cavalcando da tempo questa moda, puntando anche per l'Italia sugli smartwatch. E a Barcellona ha lanciato di recente la nuova serie GT5, dotata degli ultimi sensori Huawei TrueSense che promettono un netto miglioramento nella precisione del monitoraggio del nostro benessere e delle attività sportive. E insieme a questi è presentato anche il Watch Ultimate, dedicato agli appassionati di golf. Siamo stati a vedere dove questi dispositivi sono nati, nell'incredibile centro di ricerca e sviluppo Huawei a Dongguan, una vera e propria città in stile europeo ma nel mezzo della Cina, che ospita circa 25.000 impiegati, più grande di Cortina d'Ampezzo o San Giovanni in Rotondo in Puglia. Ci troviamo all'interno del più grande dei laboratori di Huawei in Cina, dove vengono testati su diversi sport e diverse attività fisiche i nuovi dispositivi per la salute e il benessere. Qui abbiamo visto da vicino come i loro sensori vengono allenati per migliorare il tracciamento della frequenza cardiaca o della pressione sanguigna e dei dati restituiti all'utente quando fa sport, anche difficili da monitorare come il nuoto a causa della pressione dell'acqua sulla pelle o nell'arrampicata che coinvolge tanti muscoli e rende complesso avere dati accurati. Noi abbiamo provato in anteprima il modello GT5 Pro per un mese in Cina. L'aspetto più interessante è che non è un sistema chiuso, ma si può abbinare anche con un iPhone o qualunque altro smartphone. Misura lo stress ed è intuitivo da usare quando si fa sport, rende immediatamente visibile ad occhio l'andamento generale della performance, come in questo caso mentre lo abbiamo provato per il golf. Abbiamo apprezzato la funzione della meditazione, che assiste con diversi tipi di respirazione, ma avremmo preferito che non fosse bloccata a 5 minuti. Speriamo che questo limite venga superato in un prossimo aggiornamento. La nota dolente è che non si può ascoltare la musica direttamente sul dispositivo mentre si corre o si è in movimento senza il cellulare, ma questa funzione è presente per chi possiede uno smartphone con Huawei Music. Possiede un sensore ECG molto accurato. Rispetto al modello precedente è possibile usarlo in acqua fino a 40 metri di profondità. Disponibile in diverse varianti con prezzi in Italia che vanno dal modello base a 249 euro al Pro in titanio a 499.